Mai stata così lucida. Ma chiamiamo gli autisti yo-yo. Ciao. 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 Carlotta, ciao. Ciao, Maura. Sei tu che mi accompagni a casa? Sì. È da tanto tempo che fai questo lavoro? Questo lavoro l'abbiamo iniziato nel 2009, siamo tre persone in questo momento. Com'è nata questa idea? Come ti è venuta in mente? Mi è venuta in mente perché a me piace vivere di notte, stare sveglia, mi piace avere contatto con col mondo della notte proprio. E ho pensato di fare l'autista. Qui da noi si usano questi piccoli motorini con cui noi raggiungiamo il cliente molto velocemente. Li pieghiamo, li mettiamo nel bagagliaio come hai visto prima, guidiamo noi la tua auto fino a casa e poi una volta che siamo sotto casa tua siamo indipendenti col nostro motorino e possiamo andare o a fare un'altra chiamata o ritorniamo un attimo in sede. Quanto mi costa tutto questo? Guarda, ti costa 2 euro ogni chilometro i primi 10 chilometri, dall'undicesimo 0,50. Autisti Yo-Yo, un servizio unico nel suo genere, solo qui a Torino. Sul sito www.yoyotorino.it trovi anche il numero verde gratuito. Il mio cliente tipo solitamente è una persona un pochino più grande di te, è già stato in qualche modo scottato, magari non gli è stata ritirata la patente ma l'ha rischiata qualche volta e allora ci chiama quando si rende conto che un qualsiasi controllo potrebbe mettere in dubbio le sue capacità di guida. Fammi un po' ridere invece, qual è stato un episodio che ti ha divertito particolarmente? È proprio divertito, guarda, sono sempre un po' tesa quando ci sono persone in stati esasperati rispetto al tuo che mi sembri lucida. Sì, dai. Magari è il locale stesso che ti chiama, il ristorante, il ristoratore, il gestore del locale che ha questa persona in uno stato alterato, serio. E dopo 2 o 3 volte che protestano così solitamente svengono malamente da qualche parte. Si spera sempre in auto. Ciao, buonanotte. Ma non sono queste le chiavi. Sì.